Ciao ragazzi, maestro Fantini, vi do il benvenuto sul mio canale di La Tosa Escrima e rispondo alla domanda di Alex che mi ha chiesto da Milano di mostrare qualcosa con un bastone un pochino più lungo e ti dico Ale, una naginata per strada non la trovi, un bastone lungo da 2,80 m, 2,70 m dal Wing Chun, raro. Un bastone da passeggio forse, sì, un manico da rastrello, un badile, manico di una zappa. E già lì siamo nella difesa urbana perché magari ce l'hai a casa. Bastone da passeggio, magari ce l'hai perché ti serve per camminare, che sei vecchio come me, oppure perché hai un infortunio. Allora, piccolo esercizio, cominci tirare un 8, puoi cambiare il tempo, o da sotto. Da sotto e sopra, da sopra, sotto e frontale, puoi giocare su questo attacco qui, abanico, ok? Regolare, abanico, 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 abanico. Da sotto, frontale, qui, abanico, 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 presso. Più ne hai, più ne butti dentro. L'importante è giocare su tutti i concetti del lancio del sasso, dell'otto, del arraffare, del spingere, del tirare, tutto quello che già sai della Tosa Escrima o del PCE lo metti dentro all'interno del tuo bagaglio tecnico. Poi magari, non so, bastone da passeggio, ok? Sei sempre lì. Modello americano, ok. Ah, ricordavo, con una palla francese avrei buttato via forse 20 euro. Oppure con quello che richiama un po' un Chris filippino, non cambiano
tutto quello che potresti fare. Ti ricordo che tutti i movimenti vengono dal nostro 8, perciò qualunque utensile tu prendi, basta sfruttare i concetti. Ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un like, se non vi è piaciuto sapete, non mi interessa niente. Ben vengano le critiche costruttive e se non sapete una cosa, non è che ve la devo raccontare io. Ciao ragazzi.